molto semplificati. .f attraverso Francesca R, 7 aprile 2024, a cura di VB Michel. Dopo c'è tempo per le domande di tutti. L'argomento di cui parliamo oggi non sarà lungo. Cerchiamo di capire cosa significa la frase «il simile attrae il simile». A grandi linee cerco di raggiungere alcuni concetti in modo che siano molto semplificati e semplici da capire, perché la parte che determina la spiegazione risiede tutta nell'inizio. Voi sapete che per definizione semplificata aggiungo, siete entità incarnate che partecipano ad una selezione di presenza nella ruota di nascite e di morti. Entità contraddistinte da un percorso evolutivo vibrazionale che deve portare quel quantitativo di entità a raggiungere la conoscenza della porzione vibratoria del significato iniziale del concetto amore. 8 minuti e 13 secondi. Il concetto di entità è sbagliato in sé e per sé, perché siete e siamo assoluto. Parlare di entità è indicare la cellula del vostro corpo umano. La cellula è ciò che siete, l'entità è ciò che è assoluto. Ciò che è assoluto, non che diviene assoluto, come l'assoluto diviene in tutti i suoi possibili divenire. Come si spiega che una parte di assoluto possa essere rappresentato da entità e queste parti di assoluto, chiamate entità, formino a vari livelli una razza e questa razza abbia una singolarità tutta insieme di percorso di comprensione chiamato divenire, che si attua in tutte le possibili manifestazioni del divenire, ossia in quelli che sono i piani di esistenza. Sapete più o meno tutti del piano di esistenza fisico, del piano di esistenza astrale, del piano di esistenza mentale, poi ci sono tutti gli altri piani, sottopiani molto complicati. Non voglio entrare in lunghe dissertazioni, per le quali non basterebbero ore e ore di dialogo per cercare di farvi capire profondamente che cosa significano i piani di esistenza e vi complicherebbe molto la comprensione. Il discorso che vogliamo affrontare oggi è questo. Voi conoscete il piano della coscienza, 11 minuti e 4 secondi. Partiamo dal piano della coscienza. La coscienza, in maniera più semplice, è stato spiegato, è dove risiede la vera entità, la vostra vera essenza. Ma in una coscienza l'entità che poi manifesta la sua natura in tutti i suoi piani di esistenza possibili non è unica, non è un'unica cellula di un corpo. Vi porto sempre l'esempio vicino in modo che comprendiate. Il corpo è un insieme di entità, cellule, affini tra loro, che hanno lo stesso scopo che portano avanti nel loro divenire, nel corso della loro evoluzione, è stato anche detto. In tutti i piani di esistenza più vicini a quello coscienziale, al piano akasico, le varie coscienze emettono, molto più visibilmente, una frequenza vibratoria per attrarre, per avvicinare coscienze similari. Cosa vuol dire questo? Che tutte quelle cellule, quelle entità che formano varie coscienze che hanno raggiunto un divenire similare, si muovono in un campo spazio-temporale molto vicino, trasposto nel piano fisico. Vicino fisicamente intendo. Si muovono in uno spazio di divenire fisico-temporale ravvicinato. Non sono preciso né sullo spazio né sul tempo, perché il discorso spazio-tempo apre scenari immensi di verbosità concettuali che in questo momento non vi servono. 13 minuti e 58 secondi. Quando più coscienze si attraggono nella vicinanza spazio-temporale del divenire, nei piani più elevati si assiste all'inizio della fusione coscienziale. Quindi le coscienze permangono separate, ma nei sottopiani la distanza e la compenetrazione non è così netta, delineata. Si assiste cioè a una fusione, sottopiano per sottopiano, che si riduce di intensità nei piani più bassi,
Che cosa si verifica? Nel piano mentale assistiamo a una sinergia della rappresentazione del pensiero che muove il divenire similare. Nel piano astrale questo porta a mescolare ma separare i vari corpi astrali. Nel piano fisico porta alla vicinanza esperienziale. Questa vicinanza esperienziale vuol dire entrare in contatto, in vicinanza, con un'altra cellula entità incarnata, 16 minuti e 11 secondi. Parliamo solo di entità incarnata che fisicamente si trova vicino a voi. Questa entità incarnata così vicino a voi può essere vostra madre, vostro padre, vostro fratello, sorella, figlio, amante, amico, assassino, compagno di distruzione, compagno di amore. Questo perché? Vi ho parlato di una unione coscienziale del divenire spazio-temporale, non di evoluzione che va al di là del divenire, dove non serve il divenire, perché l'assoluto manifesta a se stesso ogni possibile divenire. Ma in ogni momento evolutivo le coscienze similari, vibratoriamente parlando, cercheranno l'unione. Perché? La legge del divenire evolutivo, 18 minuti, è economica. Non serve avere un quantitativo immane di coscienze e quindi di entità incarnate. Serve avere il corretto quantitativo coscienziale presente in quel momento, in quel qui e ora, per esplicare e vivere ogni divenire possibile. Questo si manifesta dal piano più elevato. Anche l'entità di bassa evoluzione ha un piano elevato. L'entità è assoluto, quindi è elevata, ma tanto è elevata, tanto non è elevata. Nella sua conoscenza del divenire presenta, nelle possibilità limitate spazio-temporali, tutti i divenire possibili. Da quelli meno evoluti a quelli più evoluti. Per oggi penso che sia abbastanza. Ho detto che non parlavo di un argomento troppo lungo. Non è così complesso. Se lo ascoltate lo comprendete facilmente. Era molto più complesso l'argomento dell'ultima volta.